Ne abbiamo abbastanza! Basta combattere! Non più dolore! Vorrei scattare mio fratello. Ehi, dove sei? Sono qui, non sono più tuo amico. Ho perso tutto, dov'è che basta in questo mondo? Vieni, resta con me, la mia casa è la tua casa. Sono tutto solo, ho paura. Non avere paura, ci sono io al tuo fianco. Ci servono scuole! Ci servono vestiti! Ci servono lavori! Abbiamo bisogno di speranza per tempi migliori! Rimbocchiamoci le maniche e diciamo! Insieme riusciremo a farlo! Posso unirmi a voi? Quali sono le tue qualità? Oh, sono attraente. Anche voi?
Sul serio, per favore, cosa puoi fare per noi? Siamo una grande nazione e sappiamo lavorare bravamente. Come già sapete, molti dei nostri cittadini stanno già lavorando per voi. Un momento, per favore. Non sarebbe male avere qualcuno così nel nostro gruppo. No, non abbiamo bisogno di loro. Ma possono aiutarci? No, non ci servono, causano solo problemi. Chi lo dice? Noi, non è abbastanza. Basta litigare, cosa penseranno gli altri? Siete abbastanza forti per la nostra comunità? Sì, certo che noi siamo. Inshallah. Allora c'è solo un piccolo ostacolo che devi superare. Tutto quello che devi fare è compilare questi moduli. Fatto. Ottimo lavoro, puoi unirti a noi. Ma solo per provare, non sei ancora un vero membro. Che significa? Non è un vero membro, ancora. Oh, è piuttosto normale. All'inizio sei un paese associato. Non preoccuparti, calmati. Ma prima di tutto, vediamo qualcosa insieme per festeggiare il contrasto di Ankara. Cosa vorresti? Birra, vino, grappa. Ayran. Hai cosa? Ayran. Ayran. Yuan, Milan. Salve gente, avete già visto oggi? Avete già fatto l'amore oggi? Chi siete? Siamo amore, pace e solidarietà. E noi siamo quelli che indossano cammelli e cravatte. A chi servono completi? Vogliamo il libero amore, fare l'amore, non la guerra. Guarda questi idioti, non sanno nemmeno cosa sia il lavoro. Basta, guerra, vogliamo la pace. Andate via, se non vi piace qui. Basta, guerra, vogliamo la pace. Libertà, 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 libertà.
Ciao mamma. Perché non sei cambiato? Ma no, vabbè, ho appena finito gli allenamenti. Pedro diventerà un famoso calciatore. Giocherà con il Barcellona e il Real Madrid. No, poi giocherà con il Manchester United, con il Palermo, mamma, con il Milan. All'estero? Sei pazzo! Troppo difficile! Avrai bisogno di permesso di soggiorno, di lavoro! No, non lo sai. Guarda che devi lavorare comunque in Europa. Non ci saranno più confini in Europa. Ti riconosce la signora? Ciao mamma. Questo è il mio amico Juan. Ma no, ma non credi che io sia bella? E lui? Canteremo una canzone con i nostri amici. Abbiamo lavorato solo nelle prove. Le piace la musica moderna, signora? Thank you.
è sensazionale. Una rete romana da Vilnius in Lituania attraverso Riga in Lettonia fino a Tallinn in Estonia. L'obiettivo è l'indipendenza dei tre stati baltici, libertà ed elezioni democratiche. Aiutateci, fate più luce! Io vengo dal Montenegro. Io sono la Croazia. Io appartengo alla Bosnia Erzegovina. Io sono della Slovenia. Io sono della Serbia. Io vengo dalla Macedonia. Io vengo dal Kosovo. Più di 100.000 persone hanno perso la vita in questa guerra. Molte famiglie sono state distrutte e innumerevoli bambini sono stati traumatizzati. E tutto questo nel cuore dell'Europa. Noi siamo i 12 abitanti della casa europea. Penso che ci siano altre nazioni che vogliono entrare. Invitiamoli e chiediamolo. Ci piacerebbe entrare a far parte, siete d'accordo? I nostri prodotti sono tutti d'alta qualità, il nostro ambiente è pulito. Ci piacerebbe entrare a far parte, siete d'accordo? Siamo un ricco paese nel centro dell'Europa. Sarebbe un peccato se non appartenessimo a voi. Lavoriamo insieme, siamo amici. Ci piacerebbe andare a far parte. Siete d'accordo? Abbiamo le migliori condizioni per vivere e lavorare. Amerete il nostro design. Già comprate tutto il vostro arredamento all'IKEA. Studio drama.
Possiamo andare! Gioia per tu! Possiamo cantare? Gioia per tu! Mi piacerebbe vivere in Germania, è un paese ricco. Che ne pensi? Mi piacerebbe viverci. Penso che l'Inghilterra sia meglio. Questa è la più grande democrazia e io so parlare l'inglese abbastanza bene. E i diritti umani sono protetti. Che ne dici dell'Italia? Viviamo in salute e avremo lavori migliori. No, andiamo in Francia. Libertà, uguaglianza e fratellanza per tutti i cittadini. Sembra bello. Basta litigare. Avete mai sentito parlare del progetto di Lisbona? Adesso in Europa tutti i cittadini, non importa di quale nazione, hanno gli stessi diritti sociali, economici e democratici. Potete vivere ovunque, potete scegliere il luogo che più vi piace per il clima e il paesaggio. È meraviglioso! In alcune parti del mondo c'è ancora la guerra, ma nell'Unione Europea la pace è maggiore da ben 70 anni. Le nazioni sono tutte unite e lavorano in sintonia. Ciò dovrebbe essere compensato, ricevete il premio Nobel per la pace del 2012, con grande azione.